Bentornati ragazzi, questo è Epni ed eccoci tornati con questo secondo episodio del Let's Talk. Ho già qua pronte le domande per questo episodio, al termine del quale vi farò come l'ultima volta una domanda che spetterà a voi e vi prego di rispondermi il più possibile a questa domanda e successivamente di farmi altre domande per il prossimo Let's Talk che potrebbe essere settimana nuova. Allora, cominciamo subito dalla prima domanda, che è quella che mi ha fatto anche un po' sganasciare di più di tutte dalle risate. Perché quando parli ti mangi le parole? Allora, ragazzi, lo so, magari non ho l'italiano migliore al mondo, questo ne sono al corrente, però dovete sapere, per chi non mi conosce benissimo ancora, sono toscano e noi toscani abbiamo il brutto vizio, anzi, la nostra parlata è questa, di mangiarci spesso le parole dove è contenuta una C fra due vocali, ad esempio, non lo so, ca casa anche, tipo vo a casa, uno dice vo a casa, vado a casa, vo a casa, io dico perché sono toscano. Quindi non è che io mi mangio le parole né di mia spontanea volontà né perché sono un analfabeta, o almeno spero di no, ma per questo motivo, ragazzi, genetica, cioè ormai sono toscano e questo non credo e lo curerò mai. Sentite, lo curerò con l'H, lo curerò mai. Come fa? Il nido di culo, lo curerò mai. Ok, basta. Passiamo subito alla seconda domanda che, diciamo, anche questa è stata un po' una frecciatina, però meno male no, eh. Comunque, sei mai stato bocciato? No, ragazzi, sinceramente, sono sincero, ve lo giuro, non sono mai stato bocciato. E devo essere sincero, ripeto ancora sincero, sono sempre andato abbastanza bene a scuola, quindi non ho avuto diversi problemi. Questa domanda non... Vabbè, hai mai fumato insieme a Ganja? E continuo diceva tipo, se sì, com'è stato? No, ragazzi, purtroppo vi risponderò di no, non ho mai fumato né con Ganja né senza, e so se siete delusi o no, però questa è la realtà. E intanto saluto Ganja, che sarà a pigrire a casa. Cosa faresti se ti rimanesse un giorno di vita? Ecco, a questa domanda, sinceramente, lì per lì non mi è venuta subito una risposta, e quindi ci devo pensare adesso. Se rimanesse un giorno di vita, sicuramente mi stanno chiamando al cellulare. La gioia, vabbè, rispondo dopo. Se mi rimanesse un giorno di vita, scapperei con miei migliori amici e la gioia a Las Vegas, sicuramente. Perché? Perché sputtanerei tutti i soldi fra aereo, anzi, fra aereo e basta, fra aereo e casinò, eccetera. E poi se dovessi vincere o se magari mi avanzasse qualche soldo, andrei a fare gli sport più pericolosi che adesso non farei perché ho paura di farli, appunto, perché magari vorrei morire, ne so, il bungee jumping o quello lì che vuole, mi ha fatto vedere i botto un video. Quindi lì che hanno tipo le ali, una tuta fatta ad ali, e planano in cielo. Ecco, una cosa del genere. 5. Basta. Farai un video del tuo backstage? Allora, ragazzi, questa domanda è molto interessante. Sapete perché? Perché io non è che ho un vero e proprio backstage, perché dovete sapere, io sono da solo. Il canale non è condiviso con altre persone, quindi devo fare tutto il lavoro da solo. Facendo questo non ho persone che mi aiutano a registrare e quindi magari mi registrano, perché io ho la webcam del computer e il computer si arregge da solo, ma vedete, non è che lo arreggo io con le mani. E quindi un backstage non so se si potrebbe fare. Ora, potrei quando torno a Firenze chiedere o alla Gioia o a qualche mio amico di registrarmi a sua volta mentre io registro, anche facendo gli spezzoni fra video finito mentre lo edito, cavolate del genere. Se può piacervi lo faccio volentieri, perché è un video diverso dal solito e può essere anche rivelativo per vedere cosa faccio tra un video e l'altro. Poi. Qual è stata la tua serie più difficile di Minecraft? Allora, che io ricordi, la più difficile è stata quella di... come si chiamava? La Technic Pack. Perché la Technic Pack? Perché allora, ragazzi, ci sono sì gli oggetti di Minecraft, però poi c'è un mondo a parte, un mondo immenso che non finisce mai, ve l'assicuro. Ci sono talmente tanti oggetti, funzionalità, attrezzi, utensili, macchine,
Di tutto e di più, mostri. Cioè, ragazzi, io ci ho perso il capo dietro la Technic Pack. Prima di fare ogni video della Technic Pack, dovevo andare su internet e cercare cosa facevano le cose, perché vi assicuro che mi bloccavo altrimenti. Alcune cose non l'ho cercata, infatti si è visto anche in live che mi facevo dei fail incredibili. Però i macchinari più difficili da creare, dovevo prima studiarmi bene come si facevano le materie prime, eccetera, e poi provavo a farli nel video, ovviamente. E vi dirò di più, avevo anche un mondo a parte dove mi allenavo un pochino sulla Technic Pack, però era portato più avanti il mondo del video, della serie, scusatemi. Questa domanda non avrà una risposta molto intelligente, ma capirete perché. Perché io di mio in questo settore non sono molto intelligente. Allora, da quali componenti, processore, eccetera, è composto il tuo computer? Facciamo passare l'uccellino e intanto ci penso. Non lo so. Allora, ragazzi, io ho un po' qui in vacanza c'ho un portatile. E boh, se vi devo dire la mia opinione, non ho nemmeno idea di come possa entrare un processore dentro un portatile. Lo so, mi vergogno, però. Non, cioè, come fa a entrare un processore in portatile? È spesso così. Ma a parte questo, poi c'è tutto il lettore CD, c'è un botto di cose. E a casa cosa c'ho? Il fisso, direte voi. Vabbè, lì lo saprei cosa c'è. So che c'ho un lettore CD. Processore. Se mi chiedete cos'è, sinceramente non so cos'è, quindi io vi potrei rispondere anche è dell'HP il processore, che in realtà il computer è dell'HP. Poi mi chiedete è un dual core, un quad core? Quello di Firenze mi sa che è un dual core, questo ve lo posso dire. Però vi posso anche dire che se comprerò il computer nuovo, non appena tornerò a casa, dopo un mesetto, verso Natale, così, lì sì che saprò cosa c'è dentro perché mi ha aiutato il botta insieme. Cioè, insieme a lui l'ho montato sul sito e lo comprerò da lì, quindi dovrebbe essere un quad core con un buon processore, che ora non mi ricordo il nome, e cazzo e mazzi vari. Non so nemmeno cosa vogliano dire. Ultima domanda di oggi, ragazzi. Un ragazzo, anzi forse due, mi hanno mandato messaggi privati e hanno scritto: guarda, io ho da poco comprato una PlayStation, però ho anche il computer, che giochi mi consigli di usare? Allora, alcuni. Due di questi che consiglio sono già sul mio canale, quindi io potevo anche evitare di farlo. Sono Minecraft e FIFA, però magari alcuni di voi non li conoscano e vi consiglio di provarli vivamente. Gli altri due giochi per la PlayStation che vi consiglio sono Dead Island, assolutamente da giocare con almeno un paio di amici, perché ti butti via delle risate, e Resident Evil 5. Questo qui lo devi fare in cooperativa con un altro amico. Io, ad esempio, l'ho fatto insieme a Stratos, a Oliver. E mi ha aiutato sempre lui a fare tutto e mi sono veramente divertito. Quindi ve lo consiglio in attesa che esca il prossimo capitolo. E per il computer invece vi consiglio veramente con tutto il cuore di giocare a StarCraft 2, perché è un gioco eccezionale. Fra campagna, multiplayer e arcade vi buttate via assicuratamente. E poi vabbè, c'è dietro anche un competitive davvero interessante con dei tornei organizzati sia dalla MLG, mi sa, che anche dalla eSports. E quindi merita davvero per il prezzo che ha, sono circa 30 euro, ma compratelo. Se vi piacciono i giochi di strategia, ma non è solo di strategia, è quello bello perché è molto completo come gioco. Dateci un occhio magari sui video su YouTube. Io non ne ho messi molto di StarCraft, ne ho messi un paio, ma parecchio tempo fa. E quindi guardate su YouTube. Passiamo alla domanda che tocca a me fare a voi. Qual è il prossimo gioco che acquisterete? Fatemi le prossime domande qui sotto nei commenti, mi raccomando. Anche nei prossimi video che farò, se continuate a fare domande per il Let's Talk è meglio, almeno ho più scelta. A fare queste vedete che sono 8, la prima volta erano 10. Ho fatto queste perché sono, cioè, ero un po' a corto di domande, quindi non sono arrivato a 10. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. In questi giorni non so se ci sarà un video aggiornamento o magari se fate in fretta le domande potrebbe esserci anche subito un altro Lex Talk. Lex, perché dico Lex Talk? Let's Talk, ok. E quando ho tempo vi registrerò anche il video in cui vi parlo a piccole linee perché non sono ancora molto aggiornato di Black Ops. E niente, vi saluto insieme alla mucca, anzi no, questo è un bue. Buonasera.